Abbiamo trovato uno Stato fortemente indebitato, il colpo di grazia è stato assestato dai 2 anni del Covid, alcune scelte dei governi precedenti si sono rivelate onerose e poco produttive. Io credo che sia stata varata una manovra, naturalmente offerta alla valutazione del Parlamento, assolutamente sobria, senza mai perdere di vista gli obiettivi essenziali del primo momento, l'abbattimento quindi del cuneo fiscale, il sostegno alle famiglie con disagio e alle piccole e medie imprese. Lungo questo percorso ci muoveremo guardando con fiducia al futuro, perché i 2 conflitti che interessano l'Europa, direttamente e indirettamente, è chiaro che determinano refluenze negative anche sulle prospettive economiche dell'Italia.